Il 1700, definito il secolo dei lumi, culmina con la rivoluzione francese che provocherà una tremenda persecuzione della Chiesa. In quel tempo l'Italia, divisa in 8 stati principali, alcuni ducati e repubbliche, subisce gli effetti di 4 guerre intereuropee. All'inizio del Settecento, Ovada fa parte della Repubblica di Genova. Ovada è il paese natale di Paolo Francesco Danei, che da religioso prenderà il nome di Paolo della Croce e diventerà il fondatore della Congregazione dei Chierici Scalzi della Santissima Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, oggi Congregazione dei Passionisti. Quest'estate passata, in giorno feriale, feci indegnamente la Santa Comunione nella chiesa dei Padri Cappuccini di Castellazzo. E mi ricordo che fui molto raccolto. Dopo mi partii per andarmene a casa. Quando fui in una strada per voltare verso casa, fui elevato in Dio con altissimo raccoglimento, con scordamento di tutto e grandissima soavità interiore. Ed in questo tempo mi vidi in spirito vestito di nero, sino a terra, con una croce bianca in petto e sotto la croce avevo scritto il nome Santissimo di Gesù in lettere bianche. Ed in quest'istante mi sentii dire queste stesse parole. È questo il segno di quanto debba essere puro e candido quel cuore che deve portare scolpito il nome Santissimo di Gesù. Ed io, vedendo e sentendo ciò, mi posi a piangere, e poi cessò. Di lì a poco tempo, vidi in spirito porgermi la santa tonaca con il nome Santissimo di Gesù e la croce tutta bianca. Ed io, con giubilo di cuore, l'abbracciavo. Nel vedermi porgere la santa tonaca, non vedevo forma corporea, come dire figura d'uomo, questo no, ma in Dio. So St. Paul of the Cross was obviously a man of his times. San Paolo della Croce era ovviamente un uomo del suo tempo, ma riflettendo sulla persona di Paolo, scopriamo che era qualcuno con cui è possibile relazionarsi. We can relate to. He had very close friends. Paolo aveva molti amici e di molti era guida e direttore spirituale. Una parte importante del suo lavoro e della sua missione. Quindi Paolo era capace di comprendere le difficoltà che la gente aveva, i problemi, le sofferenze e come dovevano affrontare le cose. Naturalmente, San Paolo della Croce era un uomo che soffrì molto del suo lavoro, specie per stabilire la congregazione. E quindi aveva dovuto imparare soprattutto la pazienza. Paolo Francesco Danei nasce a Ovada il 3 gennaio 1694 da Luca Danei e Anna Maria Massari. I suoi genitori sono originari di Castellazzo. Il futuro San Paolo della Croce è il primo di 6 figli, su 16 nati. Il fratello Giovanni Battista, nato nel 1695, sarà il suo migliore compagno e amico.
Negli anni seguenti, la famiglia Danei si trasferisce più volte in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita. Da bambino viene educato dalla madre che gli trasmette la sua devozione per Gesù crocifisso. Paolo frequenta la scuola dei padri carmelitani di Cremolino e il seminario di Genova come studente esterno. Fa parte di alcune confraternite. Paolo aiuta il padre nei suoi piccoli commerci imparando a viaggiare e ad affrontare problemi pratici. Nel 1715 Paolo si arruola volontario nell'armata veneziana seguendo il giubileo straordinario promulgato da Papa Clemente XI per la lotta contro i turchi. Nel febbraio 1716, mentre prega, riceve un'ispirazione spirituale e lascia l'armata. Oggi la casa della famiglia Danei è un monumento nazionale. A Ovada, Paolo e la sua famiglia frequentano diverse chiese. Paolo comincia il suo impegno religioso servendo in alcune chiese di Castellazzo, dove la sua famiglia infine si stabilisce. Vicino a Ovada, a Molare, oggi i passionisti amministrano il santuario della Madonna della Rocca. A Ovada, il santuario dedicato a San Paolo, inaugurato nel 1988, è stato disegnato dal padre passionista Ottaviano d'Egidio. Le opere interne, come l'altare e la vetrata, che rappresentano episodi della vita di San Paolo, sono state realizzate dal padre passionista Tito Amodei. Paolo della Croce apparteneva a una famiglia molto religiosa, quindi fin da piccolo frequentava le chiese, praticava le devozioni del popolo. A 19 anni però ebbe un'esperienza che lo sconvolse abbastanza, che lui chiamò la sua conversione. Che cosa consisteva questa conversione? Fu il passaggio da una vita cristiana, chiamiamola ordinaria, ad una vera e propria consacrazione dell'intera sua vita al Signore. Da allora in poi, quindi, lui praticamente visse unicamente per il Dio e per la Chiesa. Per alcuni anni continuò a servire la sua famiglia molto numerosa, della quale lui era il primogenito, ma appena poté, nel 1720, quando aveva circa 26 anni, chiese al suo vescovo, che era anche il suo direttore spirituale, il nobile Francesco Arborio di Gattinara, di rivestirlo di un abito religioso e di dedicarsi totalmente quindi a una vita di consacrazione a Dio. Il 22 novembre 1720, il vescovo di Alessandria, Francesco Arborio Gattinara, riveste Paolo dell'abito da eremita. Paolo della Croce è il mio nome. Per 40 giorni fece un grande digiuno in una piccola sacrestia posta vicino alla chiesa di San Carlo e in quel tempo scrisse anche le regole del nuovo istituto che lui sentiva di fondare. Quindi il 1720 è anche considerato l'inizio della vita della nuova famiglia passionista nella chiesa. Ci stiamo preparando a celebrare nel 2020 appunto i 3 secoli dall'inizio di questa esperienza. Nella sua cella, Paolo prega e scrive il diario spirituale e la prima regola della congregazione che intende fondare. Vive di pane e acqua. Mentre scrivevo la regola, ero così veloce, come se qualcuno al tavolo la stesse dettando a me. Ne sto parlando per far conoscere che questa è una particolare ispirazione di Dio e che da parte mia c'è soltanto iniquità e ignoranza. Il 1 gennaio 1721 Paolo presenta la regola e il diario al vescovo Gattinara. Dopo la positiva valutazione di padre Colombano, il vescovo dichiara la regola santa e degna di essere sottoposta alla Santa Sede. Paolo non riceve altre indicazioni. Programma un viaggio a Roma per sottoporre la regola al Papa.
Giovanni Battista vuole viaggiare con il fratello, ma i due non hanno mezzi. Paolo preferisce che il fratello rinunci, visti i pericoli e le difficoltà. Giovanni Battista insiste per accompagnarlo. Paolo si oppone fermamente. Non mi cessa il fervore nel pregare per tutti i predetti bisogni. Ho anche l'impulso particolare d'andare a Roma, per la gran maraviglia di Dio, che è la congregazione. Da una parte mi rallegro che il nostro grande Dio si voglia servire di questo gran peccatore per la sua opera. Dall'altra io proprio non sapevo dove andarmi a gettare, vedendomi tanto vile. Ora basta. Dico al mio caro Gesù che tutte le creature canteranno le sue misericordie. Nell'estate del 1721 Paolo inizia il suo viaggio per Roma. Per la prima volta vede il Monte Argentario. Paolo viaggia come il più povero dei pellegrini. Nel settembre del 1721 Paolo è a Roma dopo aver passato la quarantena per entrare in città. Nel suo entusiasmo giovanile, arriva a Palazzo Quirinale dove risiede Papa Innocenzo XIII. La richiesta di Paolo di incontrare il Papa è respinta. Paolo è deluso. Si reca a Santa Maria Maggiore per pregare. Saint Paul of the Cross made a vow in the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome. San Paolo della Croce fece un voto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, davanti all'immagine della Madonna Salus Populi Romani, e si impegnò a mantenere viva la memoria della passione di Gesù e a promuovere tale memoria nella vita della gente. Today we as passionists continue to do the same. When we are professed, we make a vow. Our first vow. Oggi, come passionisti, continuiamo a fare lo stesso. Quando facciamo la professione, pronunciamo un voto, il primo voto, cioè di mantenere viva la memoria della passione di Gesù. Quindi dobbiamo indicare alla gente di guardare Gesù nelle sue sofferenze sulla croce. Paolo fece esperienza della passione e venne a comprendere che è il più grande atto, il grande segno dell'amore di Dio per la gente, per il mondo intero. Voglio dedicare la mia vita alla passione di Gesù Cristo e diffonderne la devozione a tutti i fedeli. Cosa devo temere? Andrà tutto bene. Dio mi ha dato l'ispirazione. Padre Lippi afferma che probabilmente Paolo della Croce salì la Scala Santa in ginocchio, come i pellegrini erano già soliti fare. La cappella del Sancta Sanctorum al tempo di San Paolo era sempre chiusa.
Padre Lippi ci introduce nel Sancta Sanctorum. Sopra l'altare, la cheropita, non fatto da mani d'uomo, rappresenta l'immagine di Cristo Salvatore in trono. È considerata un'immagine miracolosa. La Scala Santa fu affidata ai padri passionisti da Papa Pio IX nel 1853. Secondo la tradizione, nel IV secolo Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, fece portare da Gerusalemme a Roma parte della scala del palazzo di Pilato. Nel 1589 la scala fu posta sotto il Sancta Sanctorum, che contiene numerose importanti reliquie. I padri passionisti della Scala Santa celebrano la liturgia e assistono i fedeli locali e i pellegrini. I membri della congregazione hanno sempre dato rilievo alla cultura per far comprendere e diffondere il loro messaggio e per far accettare la loro predicazione anche alla gente più istruita. Questa attenzione per la cultura è stata ben rappresentata da numerosi artisti e intellettuali passionisti. Questo è lo studio di padre Tito Amodei, il grande pittore e scultore scomparso recentemente. Per Tito, un artista riconosciuto a livello internazionale, l'arte è stata uno strumento di evangelizzazione come per il Beato Angelico. San Paolo della Croce ha una sua valenza culturale. Molti chiedono che lui abbia il titolo di dottore della Chiesa, di mistico della Passione. San Paolo della Croce, oltre a numerosissime missioni, questo era il suo ministero principale, ha scritto ben 12.000 lettere, una cosa incredibile quando si pensava che ancora non esisteva la luce e c'era il cero per scrivere la sera, perché lui il giorno viaggiava, era missionario, andava nei paesi, predicazioni, confessioni. Io come architetto avrei voluto, e forse lo farò, uno studio sui caratteri dell'architettura passionista, perché ogni convento ha una tipicità in rapporto agli altri, cioè non è che un convento è differente in modo esauriente, in modo fortissimo dagli altri, ma ha una sua anima passionista, ecco. Sia nella distribuzione degli spazi, sia nel costruire la Chiesa e nel sentire la Chiesa in un certo modo. E così anche nei quadri. Per esempio lui amava molto la scuola napoletana, i Conca, e Sebastiano Conca e Tommaso Conca, che noi abbiamo dei quadri che sono molto belli, molto sensibili. Lui amava molto la scuola napoletana. Anche Tito Amodei, l'artista, ha prodotto un'attività artistica incredibile, sia diciamo, come produzione grafica, sculture, legno, bronzo, intervenendo in chiese, molte vetrate, mosaici e altro. Dunque lo studio di Tito era anche uno spazio religioso nel senso stretto, perché molti artisti e molte persone venivano qui a parlare con lui, cioè recuperavano la fede molti artisti. Tito ha dedicato un intenso lavoro alla Passione di Cristo ed anche a San Paolo della Croce. Tito rappresenta San Paolo in modo sorprendente, un volto forte con un'espressione aperta, una figura potente pronta all'azione. La figura del santo viene proposta con chiare indicazioni sul suo sviluppo spirituale e la sua biografia. Dopo aver lasciato Roma, sulla via del ritorno a casa, Paolo si ferma a Monte Argentario. Impiega alcuni giorni per esplorare la splendida zona e per capire che è il posto adatto per cominciare la sua missione.
Poi Paolo ritorna in Piemonte. Paolo mantiene la fondazione della congregazione nel suo cuore. Vicino alle Alpi, il santuario del Sacro Monte di Varallo, promosso dal padre francescano Bernardino Caimi, rappresenta un modello innovativo. Le 44 cappelle con statue e affreschi riproducono gli episodi della vita di Cristo, formando un percorso spirituale sulla montagna. Paolo della Croce visitò il santuario e valutò la proposta di una fondazione. Certamente Paolo fu colpito dalle straordinarie scene della Passione di Cristo create dall'artista Gaudenzio Ferrari. È il 1725, anno del Giubileo. Paolo attenderà fino al 21 maggio per il consenso verbale alla congregazione di Papa Benedetto XIII, compresa la facoltà di radunare compagni. Fino a quel momento, Paolo e Giovanni Battista si sono stabiliti al Monte Argentario, seguendo la regola scritta da Paolo. I suoi sforzi per fondare il primo convento del nuovo istituto spingono Paolo a diversi tentativi in altre diocesi. La sua maggiore difficoltà è di essere un laico. I due fratelli iniziano il loro apostolato fra gli abitanti di Orbetello e Porto Ercole. Ogni domenica Paolo cammina tenendo alto un crocifisso e suonando una campanella per richiamare bambini e giovani. Lo seguono anche gli adulti. La gente ama Paolo e presto la sua fama si diffonde. Il 7 giugno 1727 Papa Benedetto XIII ordina sacerdoti Paolo e Giovanni Battista. Accipit Spiritum Sanctum. Deo gratias. Dopo l'ordinazione, il Papa inaspettatamente si ferma con i due fratelli. Chiede a Paolo se ha ricevuto altri ordini, a casa o a Roma. Paolo, umilmente, conferma che è la prima ordinazione. Dopo un breve ma duro impegno nell'ospedale San Gallicano, i fratelli Danei ricevono il 1 febbraio 1728 il breve che permette loro di ritirarsi al Monte Argentario per perseverare nella loro missione. Sul monte, Paolo e Giovanni Battista vivono poveramente. Paolo dorme per terra, Giovanni Battista su un tavolo. A mezzanotte si alzano per pregare, come prevede la regola. Questo è un povero Tugurio, così piccolo e miserabile, che muove a pietà. Ma la santa orazione e il silenzio manterranno sempre la pace, anche se noi fossimo in 100. La regola di Paolo prescrive che i ritiri siano fondati in luoghi solitari. Paolo è sempre molto attento a questo punto. I postulanti cominciano a raggiungere l'eremo di Sant'Antonio e a sperimentare la durezza della prima regola. Il tenore della loro vita è più celestiale che umano. Digiuno continuo, veglie durature, penitenze intense, preghiera assidua. Paolo ha un rifugio nei boschi per pregare. Molti postulanti non possono sostenere una vita tanto povera e rinunziano. Paolo ne è addolorato. La nave è in mare, senza vela e senza remi. È però guidata dal gran nocchiero, che senz'altro la porterà a porto sicuro. È combattuta dalle tempeste e da forti venti, perché così risplenderà più la potenza di quel gran pilota che la guida. Viva sempre Gesù Cristo, che ci dà la forza di soffrire ogni travaglio per suo amore.
Le opere di Dio sono sempre state combattute, acciocché la divina magnificenza risplenda ancora di più. Il Signore fa morire e fa anche vivere, fa scendere agli inferi e poi risalire. Paolo della Croce ha predicato centinaia di missioni, ha fondato una congregazione che alla sua morte contava 12 conventi e più di 200 religiosi. È fondamentalmente una spiritualità biblica. Il suo grande ispiratore è il suo omonimo Paolo, apostolo. Al culmine della spiritualità di Paolo della Croce c'è la conformazione al Cristo nel manifestare un amore puro e gratuito fino alla più grande sofferenza, per così dire nel cooperare alla redenzione che Cristo opera verso tutta l'umanità. Vieni a me, disse Gesù. Croce preziosa, tanto desiderata. Vieni, onoratissima cattedra nella quale poter insegnare al mondo la dottrina del paradiso. Croce, gloria del cielo. Ah, fedeli, tutti dobbiamo seguire Gesù Cristo. Con le lacrime della mortificazione, con la croce della penitenza sulle nostre spalle, nessuno si scusi col dire «non la posso portare». Sia uomo, sia donna, sia prelato o sia suddito, sia sacerdote o sia laico, sia religioso o sia secolare. Tutti, ma tutti seguiamolo con animo, costante, costante e forte. La scaturigine di tutto è la paternità di Dio, anche della passione di Gesù, come anche della passione di coloro che vogliono conformarsi totalmente al Cristo. Non c'è una passione che non parta dalla paternità e non si esprima quindi come paternità, come gratuità, come promozione della vita, come servizio alla vita, come amore che è sempre servizio alla vita, mentre sappiamo che chi odia è omicida e quindi l'odio porta morte. La via più efficace per convertire le più ostinate anime è la Santissima Passione di Gesù Cristo. Così anche i peccatori più induriti si arrendono. Nel 1730 Paolo inizia le sue prime missioni popolari nelle campagne dove abitano i più poveri e nei villaggi delle zone paludose. Lungo gli anni predicherà in diverse parti d'Italia, effettuando più di 250 missioni. Paolo affronta gravi pericoli, incontra gruppi di banditi che spesso si convertono e diventano suoi amici. Si espone a piedi nudi e con una leggera tunica a qualsiasi tempo avverso. Soffre di gravi febbri e di diverse malattie. Io lo aiutai a confessare per 10 giorni. I demoni non lo facevano dormire. E lo molestavano durante tutta la notte. La mattina lui era così pallido ed esausto che non poteva predicare per le sofferenze e gli sforzi avuti durante la notte. Questa è la pura verità che io vi dico.
Ah, Dio dei miei amori e sovrano dell'anima mia, in che stato vi vedo io ridotto? Un Dio della maestà appeso ad un legno. Si può pensare cosa più strepitosa? Oh, anima mia, che dici? Mio cuore, che pensi in questo momento a vista così funesta? Ecco, ecco lo stato in cui l'amore ha ridotto Gesù Cristo! Dolce Pellicano, che versate il sangue da tutte le parti per resuscitare i vostri figlioli, cosa avete fatto per essere maltrattato? Non sono i carnefici che vi hanno messo in questo stato, sono i nostri peccati che vi hanno fatto morire. La nostra superbia vi ha messo queste spine in capo. Le nostre cattive azioni vi hanno inchiodato le mani. I nostri affetti sregolati vi hanno trafitto i piedi. In una parola, i peccati. Sì, i peccati della mia gioventù vi hanno attaccato a questo legno. Ah, grande Dio, gran crocifisso, perdonate noi poveri peccatori e fateci misericordia. Oh, divin Salvatore, intercedete per noi col vostro divin Padre e parlate a tutto questo povero popolo. I vostri figlioli qui aspettano l'ultima benedizione. Sento la voce del nostro Dio. Io ho pur patito tanto per tutti voi. Che cos'altro voi vorreste d'avvantaggio? Che cosa vi ho fatto mai? Rispondetemi. Rispondetemi, anime cristiane. Che avete voi più da dimandare a un Dio svenato e morto in croce per voi? Conversioni, miracoli, cacciata di demoni, pacificazioni fanno parte delle missioni di Paolo. Per più di 30 anni reitera le missioni chiamato dai fedeli e dal clero. Le missioni formano una rete spirituale attraverso cui Paolo, nel tempo, riceverà anche offerte per fondare nuovi conventi. Molti postulanti, provenienti dai luoghi di missione, si uniranno alla famiglia passionista. Paolo assiste molti laici incontrati nelle missioni e mantiene con loro una continua corrispondenza. Il 14 settembre 1737 si apre il ritiro della presentazione al Monte Argentario dopo l'approvazione della regola di Papa Benedetto XIV per riscritto. Paolo e cinque compagni professano i voti religiosi come passionisti l'11 giugno 1741. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si uniscono numerosi postulanti. Paolo si dedica alla fondazione di nuovi conventi. Durante la sua vita, il santo fonderà 12 conventi. Seguiamo lo stesso cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dei 40 giorni il mistero. Oggi, al convento della presentazione, vi sono quattro postulanti. Sono qui al Monte Argentario. È il primo convento costruito da San Paolo della Croce, il fondatore dei passionisti. Our founder of the passionists. And it's an amazing place because... È un luogo meraviglioso. San Paolo lo amava molto, perché si trova lontano dal mondo, ma allo stesso tempo molto vicino. Infatti anche oggi viene molta gente che ama stare con noi, ama partecipare alle celebrazioni. È una grande comunità. Conosco i passionisti dal 2009. Alcuni padri passionisti vennero nella mia città
Io frequentavo il catechismo nella mia chiesa. Ci spiegarono cos'è il seminario, chi sono i passionisti. And they talked with such passion, they talked with such joy that captivated us immediately. Parlavano con una tale passione, una tale gioia, che ci incantarono immediatamente. Poi chiesero se qualcuno voleva andare al seminario per un'esperienza, un paio di volte. E io sono andato. Alla fine sono entrato in seminario. Così ho cominciato. Il 6 marzo 1744, a Vetralla, circa 50 chilometri da Roma, Paolo accetta la donazione del ritiro di Sant'Angelo e l'affidamento di un eremitaggio e di una piccola chiesa. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto. La prima caratteristica che io metterei in evidenza di Paolo della Croce è il suo essere un leader. Paolo della Croce è un leader, è una guida, è un capo naturale, un padre, veramente un padre, come il suo fratello Giovanni Battista è invece un gregario. Certamente aveva un carattere forte, ma era anche molto tenero, veramente paterno, e ripeto, come tale era sentito, quindi manteneva molta unità, tanta unità nella sua comunità. Nella rivelazione ebraico-cristiana tutto comincia da una elezione, che è una chiamata, che è una vocazione, che è una missione che Dio dà ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè, a ciascuno dei profeti, a Maria, agli apostoli e allo stesso Gesù in qualche maniera, no? E Paolo ci entrò fin da giovane e volle sempre attuare quella che era la volontà di Dio sulla propria vita. Il 30 agosto 1765 Giovanni Battista muore. Ha condiviso tutto con il fratello Paolo ed è stato il suo maggior sostegno in tutte le difficoltà. Papa Pio XII dichiarerà le virtù eroiche di Giovanni Battista di San Michele Arcangelo il 7 agosto 1940. Mi sento così abbattuto di forze e di mente che in questo istante parmi ceda la natura, specialmente per la pericolosa malattia fatta dopo la morte del padre Giambattista. E ora sto in convalescenza e scrivo a voi con i resti di forza e volontà come solo Dio sa. Dopo la morte di Giovanni Battista, Paolo rimane a lungo addolorato e patisce diverse infermità. Paolo lavora a nuove fondazioni. Il 19 maggio 1769 il cardinale Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli è eletto papa. Prende il nome di Clemente XIV. Come cardinale ha sostenuto Paolo. Il pontefice firma la solenne approvazione dell'istituto passionista e l'approvazione ufficiale della regola. L'anno seguente il papa approva la regola delle monache passioniste. Il 30 maggio 1772, Madre Maria Crocifissa Costantini e 11 postulanti professano i voti a Corneto, oggi Tarquinia. I fratelli di Madre Maria Crocifissa aiutano a costruire il monastero. Il monastero opera fino alla soppressione napoleonica. Le monache, costrette a lasciare, vi torneranno nel 1814. Il nostro fondatore vuole fare un monastero di anime grandi che si assomigliano nelle virtù a Gesù Crocifisso e alla Madonna Addolorata, imitando nella loro vita il mistero che più fa conoscere al mondo, agli uomini, quanto Dio ci ama praticamente. E siccome San Giovanni Apostolo dice Dio è amore e pertanto per redire all'amore di Dio per gli uomini dice non c'è la prova più grande, la passione.
figliola e sorella in Cristo. Riposate in pace sulla croce. Anzi, addormentatevi di sonno di fede e d'amore nel cuor di Gesù crocifisso. Patite, tacete e cantate in spirito. Io non mi glorierò in altro che nella croce del mio dolce Salvatore. Con Gesù noi offriamo quello che in quel momento facciamo. Facciamo orazione, bene, ci uniamo alla passione. Gesù, ti offro questo, quest'ora di stare qui con te, insieme a te mi offro al Padre. Sto facendo un lavoro, Signore, in unione alla tua passione, Padre, salva l'umanità, Padre, la tua gloria. E questa è la nostra giornata. Quando si sentono queste cose nel mondo che sono raccapriccianti, sono, dico, ma perché? Perché si è così? E allora ecco, si va dal Signore e si dice, abbi pietà, Signore, Padre, ti offro la passione di Gesù. Mi unisco a questo, ti offro questa piccola mortificazione, non lo so, può essere di qualunque tipo, questa fatica di lavoro, questo accogliermi. E soprattutto offro me stessa con tutte le mie miserie, con tutte le mie passioni. Padre, ma voglio essere strumento nelle tue mani. Questo è il santuario passionista di Santa Gemma Galgani, a Lucca. Gemma, una giovanissima laica, è una straordinaria mistica e una stigmatica. Nel suo diario, nell'autobiografia e nelle lettere esprime il suo amore per Dio. Gemma muore di Sabato Santo, l'11 aprile 1903. Dopo la morte, viene vestita dell'abito religioso. Il segno passionista che tanto desiderava le viene posto sul cuore. Papa Benedetto XV afferma a suo riguardo, se non per la veste e la professione, ma indubbiamente per il desiderio e l'affetto, Gemma va giustamente annoverata fra i figli spirituali di San Paolo della Croce. Un'altra importante giovane laica associata ai passionisti è Santa Maria Goretti. La congregazione promosse il processo per la sua canonizzazione. Santa Maria Goretti, chiamata Marietta, nasce da una famiglia di poveri contadini nel 1890. La sua famiglia si stabilisce a Nettuno. Il padre muore lasciando la moglie con tre figlie. Marietta è molto pia, spesso in preghiera. Si occupa dei fratellini mentre la madre lavora nei campi. Ha 12 anni quando viene aggredita da un giovane vicino. Difende la sua purezza, ma viene uccisa. Citiamo alcuni santi e beati passionisti. San Vincenzo Maria Strambi, San Carlo Oben, Sant'Innocenzo Canura, il beato Eugenio Bossilkov, il beato Domenico Barberi, San Gabriele Possenti. Il santuario di San Gabriele, ai piedi del Monte Corno, è circondato dalla catena di montagne del Gran Sasso. Among the sons of St. Paul of the Cross, there are many personality, great personalities. Fra i figli di San Paolo della Croce vi sono importanti figure che hanno arricchito la Chiesa e la società con la loro santità e il loro lavoro. Fra questi, il più famoso è certamente San Gabriele dell'Addolorata. Il suo direttore spirituale, commentandone la vita, diceva che era un ragazzo che aveva lavorato con il cuore. He really was a lover of God, a lover of Our Lady, a lover of life. Era veramente un innamorato di Dio, della Madonna, della vita, della natura. Morì di tubercolosi quando non era ancora sacerdote. Sembrava ormai condannato all'oblio perché il convento in cui viveva fu chiuso e soppresso.
Dopo 30 anni dalla morte, sulla sua tomba cominciarono ad avvenire miracoli e prodigi che continuano fino ad oggi. Nel 1920 Papa Pio X lo proclamava santo, poi fu riconosciuto patrono della regione del suo santuario, gli Abruzzi, patrono dei giovani e degli studenti. The shrine publishes also a magazine. Il santuario pubblica una rivista, L'Eco di San Gabriele, distribuita in Italia e all'estero. È sia un bollettino del santuario che un notiziario informativo per le famiglie. 100 day before the examination. 100 giorni dagli esami è un evento che si svolge al santuario di San Gabriele. Migliaia di giovani vengono dal santo prima degli esami per chiedere la sua protezione e per benedire le penne che useranno durante gli esami. Oggi anche i computer e i portatili. La nostra grande sfida di oggi è come rivivere l'esperienza di Paolo della Croce, la sua esperienza mistica e di evangelizzatore all'interno del contesto odierno. Particolarmente mi riferisco al mondo occidentale, con le sue caratteristiche culturali, sociali ed ecclesiali. La sfida è quella di recuperare la nostra identità e la nostra missione, che in altre parole significa vivere la bellezza e il fascino della vocazione passionista, che è una vita che si apre a Dio nel dono dei fratelli, nella missione verso la comunità ecclesiale. Paolo della Croce ci ha voluti così, mistici ed evangelizzatori. Ma proprio questo oggi si incontra con delle sfide che sono tipiche di questo contesto odierno, che non ci lasciano indifferenti e che vogliamo affrontare con passione, perché proprio la passione di Gesù, che diventa passione per l'umanità, è quello che ci caratterizza, e la nostra regola dice: in essa troviamo l'unità del nostro impegno, della nostra vita e della nostra missione. Nessuno di noi dimentichi di mantenere sempre con sé la continua e dolorosa memoria di Gesù Cristo e le sofferenze del nostro dolce Gesù. Negli anni seguenti, Paolo è impegnato ad aprire una casa a Roma. Nel 1773, Papa Clemente XIV dona a Paolo l'antica basilica di San Giovanni e Paolo a Roma. Il 9 dicembre Paolo della Croce prende possesso della basilica. Beatissimo Padre, sia benedetto Dio che ha avuto misericordia di noi e per mezzo di vostra santità si è compiaciuto non solo di dare vita alla povera congregazione della Santissima Croce e Passione di Gesù Cristo, ma di assegnare chiesa, casa e luogo atto per servire la sua infinita maestà e per poter contemplare affettuosamente le amarissime pene del crocifisso, per ricopiare in noi le virtù di sì divino esemplare. Ed io, che sono non solo la feccia dei religiosi, ma di tutto l'uman genere, più di tutti mi trovo obbligato alla somma clemenza e pietà della santità vostra, che non ha disdegnato di rimirare con tanta bontà il vostro servo. Papa Clemente XIV muore il 22 settembre del 1774. Il cardinale Giovanni Angelo Braschi è eletto pontefice il 15 febbraio 1775 e prende il nome di Pio VI. La sua bolla papale del 14 settembre dichiara la solenne approvazione della regola. La missione di Paolo è pienamente compiuta. La Basilica di San Giovanni e Paolo
fu fondata nel 398, nel luogo dove i due soldati romani furono martirizzati durante il regno dell'imperatore Giuliano nel 362. Nell'estate del 1775 le condizioni di Paolo peggiorano. Paolo parla ai confratelli, che trascrivono le sue parole, formeranno il suo testamento spirituale. Paolo è immobilizzato a letto. 20 giorni dopo la sua elezione, Papa Pio VI entra nella stanza di Paolo, abbraccia Paolo più volte con affetto, parla con lui. Paolo gli bacia le mani. Il Papa assicura Paolo della sua protezione, chiede di pregare per lui. Paolo presagisce tempi tormentati per la Chiesa. Papa Pio VI, durante la Rivoluzione francese, verrà esiliato da Napoleone Bonaparte e morirà a Valence, in Francia. San Paolo della Croce è considerato anche oggi un grande maestro di santità. A questo attendono tutte le sue lettere di direzione spirituale. Non è considerato un maestro soltanto dai suoi discepoli, della Congregazione della Passione, o dalle monache, dalle suore, ma anche da molti laici. Lo ritengono veramente attuale, molto attuale anche oggi. Fondamentalmente Paolo della Croce spinge i suoi discepoli a conformarsi a Cristo nel compiere sempre la volontà del Padre e nel prendere tutte le cose dalle mani di Dio, facendo nella propria vita la volontà del Padre. Quali sono i criteri di discernimento? Anzitutto gli insegnamenti della Bibbia, gli esempi dei santi. Paolo è prossimo alla morte. Il vescovo Tommaso Struzzieri arriva in tempo per assisterlo. Paolo lo aspettava. Struzzieri è stato uno dei primi e migliori compagni. Improvvisamente Paolo fissa lo sguardo verso l'alto. Paolo muove le mani come a far spazio a qualcuno che invita a entrare. Ripete il gesto più volte, poi lascia cadere le mani. Paolo continua a sorridere. Paolo della Croce si spegne placidamente. Papa Pio VI fa preparare a sue spese una bara speciale e la tomba, che si trova nella cappella a lui dedicata, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Paolo della Croce viene beatificato il 1 maggio 1853 e canonizzato il 29 giugno 1867 da Papa Pio IX. La congregazione passionista sparsa in 63 paesi del mondo e che comprende oggi, oltre una ricca famiglia passionista di laici, monache, suore e istituti secolari, comprende 1900 religiosi missionari. Stiamo pensando al futuro, non dimenticando le nostre radici, quello che Paolo della Croce ha ben piantato, solide nella Chiesa. A noi l'opera di Paolo della Croce oggi arriva attraverso la vita e la missione dei suoi figli, siamo noi. È una storia, è un'avventura spirituale e carismatica, è una missione, è un compito verso i fratelli che continua attraverso la nostra testimonianza, la nostra azione
e lo spendere la nostra vita nel contesto e nelle realtà in cui il Signore ci chiama a farlo. The legacy of Saint Paul of the Cross is the spirituality that he left to us. It is a spirituality that is meaningful and rich. L'eredità di San Paolo della Croce è la spiritualità che ci ha lasciato. È una spiritualità significativa e ricca, specialmente per le persone che hanno conosciuto la sofferenza nella loro vita. Ed è importante non solo riflettere sulla propria sofferenza, ma vedere nella passione di Gesù la continua sofferenza del Signore nella gente che sta soffrendo oggi. Non solo le persone, ma anche la creazione di Dio che continua a soffrire, la nostra terra. La passione di Gesù è anche la passione dell'umanità oggi, della terra oggi. Of humanity today and the passion of the earth today. San Paolo della Croce ci aiuta attraverso la sua spiritualità a trovare un significato nella nostra sofferenza. And we are able to do that when we look to Jesus in his suffering on the cross. E possiamo farlo quando guardiamo a Cristo che soffre in croce, contemplando a fondo cosa significò per lui e come può aiutarci a portare la nostra sofferenza. Che lei stia in angustia di spirito, devo confessare che a me non meraviglia, perché la vita presente è via e non termine, è in fatica e non nel riposo. È tempo di battaglia e non di pace, e conviene mettere in pratica quello che lo Spirito Santo dice. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Paolo della Croce, come tutti i santi dell'ultimo millennio, ha una fede soprannaturale nel ministero dei papi e un forte amore per loro. Voleva che la sua congregazione pregasse ogni giorno per il Papa. Secondo Benedetto XIV, la congregazione della Passione, sorta per ultima, sarebbe dovuta sorgere per prima. Raccomando a tutti nella congregazione che sempre più fiorisca lo spirito dell'orazione, lo spirito della solitudine e lo spirito della povertà. E siate pur sicuri che se si manterranno queste tre cose, la congregazione risplenderà nel cospetto di Dio e delle genti.